Insieme a Sandro Senesi, con la pagina dell'Osante, continuiamo il nostro percorso per la nostra crescita personale. Con Sandro vorrei così cominciare a capire chi sono io, ma non voglio che tu me lo dica te. Cioè vorrei arrivare a fare una autoconoscenza di me stessa. Non so se è possibile tutto questo. Allora guarda, nel percorso della crescita personale ci sono molti aspetti, no? Anche noi, come abbiamo visto nei nostri incontri, abbiamo spaziato fra vari argomenti, dalla felicità al sonno, dallo studio al rimandare, alla rimandite, come dico io, dall'autostima al benessere economico, no? Gli aspetti sono tanti. C'è però una parte che a mio avviso è imprescindibile da tutto il resto, una parte che accomuna tutti questi aspetti, ed è quella di conoscere meglio noi stessi per avere una visione più chiara per quello che è il nostro percorso. Durante i nostri incontri ho avuto occasione di parlare e prendere in prestito degli scritti, delle frasi, delle biografie di alcuni personaggi che con il loro esempio, con quello che hanno fatto, hanno il diritto di poter insegnare qualcosa. No? Abbiamo parlato di Papa Francesco, di Steve Jobs, di Coco Chanel in un'occasione, e abbiamo visto anche delle spezzoni di film che sono magari particolarmente interessanti. Oggi voglio riportare un'esperienza di un prete Shaolin, di un monaco buddista, in merito alla conoscenza di noi stessi, appunto. Perché spesso e volentieri diamo importanza alla conoscenza esterna, della fisica, della medicina, di come funziona un impianto elettrico, di come è fatto un atomo, di come funziona un sistema politico, ma forse non dedichiamo la solita energia, la solita determinazione nella conoscenza di noi stessi. Impariamo molte materie, ma una materia che ci fa studiare noi stessi non c'è. Questo monaco, grazie a un allenamento mentale, allo sviluppo del comportamento combinato con l'allenamento fisico, perché sono anche degli atleti non indifferenti questi Chanin, ha deciso di iniziare a intraprendere questo percorso, a imparare più di se stesso in un primo momento e condividere poi alcuni aspetti della propria esperienza. Anche se magari è un po' impegnativo trovare in poco tempo, insomma, il sunto di quello che ha spiegato, no? Ha iniziato comunque a parlare delle cose che, in primo luogo, delle cose che lo soddisfano. La condivisione con gli altri è un aspetto, la connessione con la natura, con i rapporti con la natura, la formazione e lo sviluppo di se stesso, il godersi il proprio tempo libero anche senza fare nulla, no? E se ci pensiamo, dedicare un po' di tempo a quello che veramente ci piace non è proprio poi così sbagliato. Ha spiegato il suo percorso con un racconto di un uomo che viveva vicino ad una montagna, e ogni giorno questo uomo pensava: come sarebbe scalare questa montagna e cosa vedrei sulla vetta? Finalmente un giorno quest'uomo si decide a fare questo viaggio. Arriva ai piedi della montagna, trova un viaggiatore e gli chiede: scusami, come hai fatto a scalare questa montagna e soprattutto cosa hai visto lassù? Il viandante gli racconta la sua esperienza. Una volta che ha sentito il racconto, quest'uomo dice: già, devo trovare un altro modo, perché da quello che mi ha detto scalare questa montagna è abbastanza impegnativo. E inizia a girellare, trova un altro viandante e dice: scusami, ma come hai fatto a scalare la montagna e cosa hai visto lassù? E anche questo signore gli dice la sua esperienza. Non contento sul da farsi, chiede a fare le solite domande a 30 persone. E queste 30 persone, gli riportano, di questi 30 viaggiatori gli riportano la loro esperienza. Finito di parlare con tutti, finalmente prese la sua decisione. Ora che tante persone hanno condiviso con me il loro percorso e soprattutto quello che hanno visto lassù in alto, non ho più bisogno di arrampicarmi lassù. E il monaco dice: è molto sfortunato quest'uomo che non ha intrapreso questo viaggio.
Per concludere questa storia, in primo luogo ogni individuo ha bisogno di scalare la montagna a suo modo. Il suo modo è quello giusto e quello degli altri è degli altri. E le parole possono essere di esempio, ma l'esperienza non te la può insegnare nessuno. È una cosa che bisogna fare da solo. Allora, investire il giusto impegno nell'arrampicarsi sulla vetta è la ricetta delle pratiche buddiste, ma anche di tantissime altre pratiche spirituali. Chiarezza significa vedere più chiaramente. Quando vediamo più chiaramente, le interrelazioni diventano più evidenti. Vedere chiaramente significa anche che possiamo distinguere da soli qual è la giusta direzione da prendere e quali decisioni prendere per dare forma e arrivare alle nostre mete, alle nostre aspirazioni. Queste parole possono dare la forza, dice questo monaco buddista, e l'ispirazione a molti viaggiatori, ma io non posso e non dirò quale direzione dovete prendere. Posso affermare però che lungo il nostro viaggio personale incontreremo delle sfide. Quelle sfide ci rallentano e alcune addirittura si fermano prima di raggiungere il proprio obiettivo, prima di scalare la montagna. Queste sfide sono note come i 5 ostacoli. E questi 5 ostacoli descrivono i diversi stati della nostra mente, della mente umana in genere. Il primo ostacolo si chiama il desiderio sensuale. Il desiderio sensuale sorge quando pratichiamo attenzione a qualcosa che ci sta dando un'emozione positiva. Questa emozione positiva deriva dai nostri sensi, dal gusto, dal tatto, dall'olfatto e gli altri. Questa emozione positiva, per fare insomma un esempio, con la nostra montagna, no, appena percorso un chilometro di scalata, troviamo un bel ristorante con tanta bella gente, sentiamo i profumi del buon cibo, cioè vediamo tutte quelle belle bevande e insomma, questo posto ci piace, ci fa stare bene essere lì in compagnia di belle persone con il buon cibo e quindi riprendere il percorso potrebbe essere complicato, no? Il monaco dice qualora la ricerca del piacere diventa un'ossessione o comunque se decidi di stare lì, vedere chiaro qual è la tua meta diventa difficile perché non sei più sereno, no? Il secondo ostacolo è malvagio, è un po' il contrario. Descrive lo stato d'animo che nasce da emozioni negative e non positive come da quello di prima. In quello stato d'animo abbiamo un'avversione, un rifiuto o semplicemente un'antipatia contro un oggetto, una situazione, potrebbe essere anche una persona. Nel nostro esempio stiamo scalando la montagna e piove, ma a noi non ci piace la pioggia. Oppure le strade sono tutte sconnesse e a noi camminare nelle strade sconnesse non ci fa piacere. C'è da attraversare un fiume e a noi bagnarsi e nuotare non ci piace. Ecco, sono tutte azioni, sono tutte situazioni che non ci danno piacere, sono tutte azioni che ci infastidiscono e quando siamo pervasi da questa sensazione, proseguire il percorso, avere il nostro obiettivo in modo chiaro diventa sempre, sempre complicato. Il terzo ostacolo è tradotto come accidia o torpore. Possiamo definire l'accidia come la pesantezza del corpo e il torpore come l'ottusità della mente. È caratterizzato da sonnolenza, scarsa o assente motivazione, mancanza di energia e spesso può manifestarsi anche come depressione. Immaginiamo questo ostacolo come essere reclusi in una stanza, in una cella. Se ci troviamo rinchiusi in una cella diventa molto difficile compiere qualsiasi tipo di sforzo mentale o fisico. Quindi per continuare il nostro percorso rimane solo un'opzione, che dobbiamo trovare il modo di uscire da questo buco, da questa cella. Il quarto ostacolo si chiama irrequietezza. È lo stato di una mente instabile che si preoccupa del futuro o
dei viaggi che sono stati fatti nel passato e rifiuta di progredire basandosi sul giudizio di un evento magari accaduto o nel passato o di quello che potrebbe accadere. Una similitudine potrebbe essere quella della scimmia che saltando da un albero all'altro non riesce a vivere il momento, ok? Anche in questo caso il problema è che non possiamo vedere chiaramente se siamo sempre preoccupati di quello che è stato o di quello che sarà. E l'ultimo dei 5 ostacoli è il dubbio scettico ed è correlato ad uno stato d'animo che si basa sull'indecisione. È molto facile in questo stato d'animo perdersi nei pensieri del tipo posso farlo, sarà questa la strada giusta, chissà cosa diranno gli altri, e questo e quello, tutte domande che ci frenano. La mente, in questo caso la mente non si sincronizza con le azioni e il risultato è quello di disconnetterci con gli obiettivi che vogliamo perseguire. Quando la strada è piena di troppi dubbi, quando la strada è piena di incertezze, difficile progredire, andare avanti. Una volta visti questi 5 ostacoli, dobbiamo allenare noi stessi, la nostra struttura, in modo da evitare che sorgano questi impedimenti, no? E comunque percepirli e trovare il modo di evitarli. Ognuno di questi ostacoli, da partire da quello del piacere, che potrebbe essere anche bello, voglio dire, venendo agli altri, mette una nuvola carica di pioggia sopra la nostra testa. E ricordiamoci una semplice cosa, lasciamo che piova, è inevitabile, deve piovere, perché tanto nella vita piove, funziona così. Una volta che accettiamo, no, che la situazione, c'è un metodo, fatto in 4 fasi, che ci aiuta a rimuovere questi ostacoli. Il primo passo è riconoscere in quale stato d'animo ci troviamo, no? Perché tutti sono fuorvianti, sia quello che ci fa stare bene che quello del dubbio e tutti gli altri, quelli che abbiamo visto, sono fuorvianti per raggiungere la nostra meta. Quindi dobbiamo capire in quale stadio siamo. Il secondo è quello di imparare ad accettare una situazione o una persona per quello che è, in modo da accettare anche noi stessi per quello che siamo. Il terzo punto è indagare sul nostro stato emotivo e mentale e facciamoci anche delle domande: perché è venuto fuori? Quale sarà la conseguenza se rimango in questo stato d'animo? Infine, non identificarsi in nessuna persona o stato d'animo. Io non sono il corpo, non sono la mente, non sono la mia emozione. È tradotto dire: io non sono un drogato, non sono drogato ma faccio il drogato, non sono un dottore ma faccio il dottore, non sono stupido ma mi comporto da stupido. Con la pratica si riesce a superare e riconoscere tutti questi aspetti, e tutte le nostre vite sono troppo uniche, dice questo monaco, per copiare il percorso di qualcun altro. Per dare un senso alla nostra vita, per portare valore alla nostra vita, dobbiamo imparare a padroneggiare noi stessi e non lasciare che gli ostacoli ci fermino. E queste quattro soluzioni, insomma, possono essere importanti per farci andare avanti, per progredire. Gli ostacoli si trovano, sì. È indubbio, cioè non, è difficile dire che li lasci da una parte, cioè non li puoi scansare, insomma. Non li puoi scansare e non li puoi ignorare, perché tanto poi dopo si ripresentano magari più importanti di prima. Quindi interessanti sono un attimo riconoscerli, che sono questi gli ostacoli, e poi la parte risolutiva, che può essere la soluzione, quindi l'antidoto, diciamo così, che serve comunque con un'applicazione anche forte tua, no? Quindi questa parte qui. Ma la prima parte è quella in pratica della montagna, di come scalarlo, credo che sarebbe veramente molto interessante. La cosa interessante, secondo me, di questa testimonianza, di questo monaco, è che, visto insomma il mio approccio alla crescita personale, che è più che altro scientifico, no? Perché tante volte abbiamo parlato di melatonina o comunque...
ricerche sul cervello, su modi di pensare, eccetera. Anche però esperienze di questo genere hanno molto punto in comune su quello che abbiamo visto in altre circostanze. E quindi, insomma, mi è piaciuto e mi è sembrato interessante. Quindi, Sandro, siamo arrivati un po' alla risoluzione finale di Per conoscerci, con l'idea che io ho sempre di avere vicino una persona, in questo caso anche come te, quindi come mental coach. Ricordiamo anche un'altra cosa che ci tengo molto. Il risveglio continua. Adesso c'è chi naturalmente partecipa già a questo tuo progetto, questo tuo laboratorio di crescita personale, che si è messo in gioco anche con i primi esercizi, ma che chiunque può ancora entrare dentro a questo laboratorio di crescita personale, che viene fatto in piattaforma online, sì, ma dove ognuno poi, tra l'altro, ognuno non si conosce, cioè ognuno c'è la privacy perfetta, non è perché insomma vai lì, è come quando sei dentro un ambulatorio medico, no? Cioè stai lì dentro e non ti vedono gli altri. Quindi questo credo che sia importante, però ecco, chiunque può ancora entrare dentro il risveglio, sì, giusto? Sì, sì, sì. Adesso stiamo a metà della prima data, e stiamo finendo gli esercizi. Poi per questi 15 giorni arriveranno altri esercizi ancora da fare, poi ci sarà una settimana dove si sedimenta il tutto, dove si può a continuare certe cose che ci piacciono, che magari non ci sono venute bene, e allora si cerca ancora di migliorarle. Io ovviamente sono sempre disponibile per informazioni, per rispondere alle domande dove magari qualcosa deve essere metabolizzata meglio. E dopo ripartiremo con un nuovo episodio. Bene, allora ricordate, se anche voi volete far parte di questo gruppo di lavoro, che poi lavora per se stesso, non lavora per gli altri, ma è una crescita personale, quindi è tutto, potete fare naturalmente anche una richiesta a Sandro Senesi, trovate dentro la pagina Facebook, quindi come Sandro Senesi, ma trovate anche la pagina dell'Osante, dove naturalmente è curata proprio da Sandro Senesi, e c'è il Messenger, quindi potete utilizzarlo, sì, tranquillamente, e mandare qualsiasi tipo di messaggio che può essere di vostro piacere, naturalmente, per capire meglio anche che cos'è il risveglio. Ma adesso, dopo aver salutato Sandro, ve lo ricordo anch'io. Grazie. Cos'è il risveglio? Il risveglio è anche per me. Che dovrei scrivere il risveglio? Che cos'è il risveglio? Perché partecipare al risveglio? Mi dici cos'è il risveglio? Che cos'è il risveglio? E perché dovrei iscrivermi al risveglio? Facile sì dire svegliarsi, ma questo risveglio, ma poi, che cos'è? Ma cos'è questo risveglio? Ma perché dovrei iscrivermi al risveglio? Ci sono dei labirinti a Luna Park dove vediamo la nostra immagine in tanti specchi. Supponiamo che ogni immagine riflessa sia una parte di noi stessi, quella con idee lasciate per strada, quella con il potenziale non realizzato, quella con i talenti non espressi, quella che non osa mai, quella che tanto gli altri non capirebbero. Quanti dei nostri io sono arrabbiati, delusi, disperati perché potrebbero essere e non sono? Perché non sempre le cose vanno per il verso giusto, ma le nostre reazioni fanno la differenza. Perché tutto ciò che ha valore ha bisogno della nostra determinazione per essere raggiunto. Perché se non abbiamo il coraggio di metterci in gioco e anche di fallire, non ci stiamo provando seriamente. Questo non significa collezionare sconfitte, ma imparare a fare meglio. Perché la felicità richiede un impegno quotidiano e spesso non è sexy. Perché si diventa sicuri affrontando l'incertezza e non sappiamo mai se ce la faremo fino al momento in cui ce l'avremo fatta. Perché l'unico modo è iniziare con ciò che sappiamo fare, per andare incontro a quello che vorremmo saper fare, consapevole dei rischi ma anche delle opportunità di successo. Perché spesso, e mi rivolgo in particolare ai più giovani, la nostra più grande paura non è quella di essere inadeguati, ma di esprimere la nostra vera potenzialità. Spesso è la nostra luce che ci spaventa, ma non c'è nulla di buono a sotterrare i nostri talenti. Il risveglio è per tutti. Tutti insieme, ma ognuno per conto suo, faremo un'esperienza per avere di più, dalla vita e da noi stessi. Ma questo risveglio è anche per me?
Risveglio è anche per te. Risveglio, un viaggio verso il riscatto, organizzato da Losante. 40 settimane dedicate alla crescita personale, 20 incontri in diretta via web, 50 missioni tra incarichi, prove e strategie, risposte alle domande più frequenti, monitoraggio dei progressi, alcuni minuti per 280 giorni da dedicare a te stesso e trovare il modo per iniziare a realizzare le tue ambizioni. Conosci investimento migliore? Facciamoci caso, spesso chi si arrende troppo presto ammira, segue o lavora per chi non si arrende mai. Il risveglio a cura di Sandro Senesi, coach e motivatore di crescita personale da oltre 10 anni. Per informazioni, associazione Losante, @gmail.com. Per informazioni, sulla pagina Facebook, la pagina de Losante, tramite Messenger.